Salve a tutti, io sono Nicola Bandini, forse un po' dei visitatori del sito mi ricorderanno per Arsenal Firearms, la pistola a due canne, la Strike One, un po' di brevetti nel settore delle armi, con la stessa ottica di cercare di innovare un'industria che più o meno è vecchia di 100 anni almeno per quanto riguarda armi e munizioni a fuoco centrale e a bossolo metallico, quindi non a vancarica ma a retrocarica. Siamo fermi con la tecnologia di 120-130 ormai anni fa. Allora qui io mi sono detto cerchiamo di fare qualcosa di diverso e qui abbiamo una rivoluzione nel venerabile 12.7x99, detto anche 50 Browning Machine Gun BMG, che è questo. Questa è la coppetta dalla quale deriva il bossolo. Questo è il bossolo di nostro brevetto e innovazione, che pesa esattamente il 60% meno di questo bossolo che deriva da questa coppetta. Allora, non bisogna essere scienziati nucleari per capire che qualunque logistica collegata alle munizioni o al trasporto aereo o alle missioni aeree che comportino l'uso di questo tipo di munizione può portare dal 35 al 40% di munizioni in più a seconda del proiettile impiegato, perché il peso è ridotto del 35-40% a seconda del proiettile impiegato. Non solo, ma dobbiamo capire che un bossolo che ha necessariamente un angolo di spoglia, come vedete, per introduzione e estrazione dalla camera di cartuccia esterno, per manifattura invece ha un punzone che da interno deve essere estratto, quindi ha un angolo di spoglia contrario. Nel nostro caso invece, grazie a questo brevetto, cosa abbiamo? Abbiamo, siccome questo bossolo è diviso in due parti, macchinato dal pieno per asportazione di trucciolo, finalmente possiamo avere un bossolo che ha l'angolo di spoglia interno che segue quello esterno. Quindi, nonostante il ribassamento della chiusura, conseguiamo una maggiorazione della volumetria dal 5 al 10%. Quindi non solo otteniamo un risparmio ponderale, come abbiamo detto, ma otteniamo anche una performance a parità di calibro maggiorata, perché abbiamo dal 5 al 10% in più di propellente. Ritengo che questo sia, è un brevetto di Blackwater Ammunition, ma ritengo che questo sia sicuramente un esempio di come su una industria e una tradizione manifatturiera consolidata da un secolo si possa dire qualcosa di nuovo. Aggiungiamo a questo il fatto che ci presentiamo sul fronte del 50 o 12.7x99 con proiettili monolitici ad altissima precisione. Questo bossolo ha tolleranze di concentricità e spessore parietale del colletto e di tutto il bossolo di 1-2 centesimi di millimetro, quando un tradizionale bossolo in ottone per estrusione progressiva e per imbuttitura profonda ha tolleranze tipiche di 2 decimi, non 2 centesimi. Quindi voi capite che fra una palla che viene collocata nel colletto con una concentricità di 2 decimi più o meno rispetto a 2 centesimi è un mondo di differenza. Stiamo parlando di astronautica, non di balistica qua, ok? Ritengo quindi che qui abbiamo, siamo al cospetto, e concludo, di una innovazione non indifferente nel campo del 12.7 e munizioni successive per aumento di calibro 20, 25, 30 mm che sicuramente avrà un certo impatto sul mercato mondiale professionale e non, perché come sappiamo il 12.7 e il 50 BMG è civile in America e in molti altri paesi del mondo.